Imbarazzanti ragazzi, imbarazzanti, imbarazzanti, è il bello che ci credono, come direbbe Emilio Fede. Che figura di merda. Buon sabato pomeriggio fratelli e sorelle rossonere, ma oggi non parliamo di Milan, abbiamo già parlato stamattina, andiamo a parlare degli europei perché i francesi stanno facendo l'ennesima figura di merda, l'ennesima figuraccia. Adesso ve la vado a raccontare perché non ci volevo credere, ma è vero, ragazzi. Mi raccomando, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrizione, like, lasciate un bel pollicione e condividete il canale. Ma mi raccomando, iscrizione, iscrizione, iscrizione. Cosa stanno combinando, ragazzi francesi? Io ho letto un articolo e mano a mano questo articolo è incominciato a diffondersi perché io pensavo che non era vero. Cosa stanno facendo? Hanno fatto una petizione, ragazzi, una petizione. Stanno raccogliendo le firme per far rigiocare Francia-Svizzera, ragazzi. Francia-Svizzera perché dicono, secondo loro, che non sono stati regolari. Gli svizzeri non sono stati regolari, la partita è da rigiocare e stanno raccogliendo le firme, ragazzi, è bello che ci credono pure. Io pensavo raccoglieranno 5-6 firme e invece no, sono già arrivati a più di 250.000 firme. Ragazzi, ma questa è veramente un'altra brutta, brutta figura. Ma non funziona così, non si può richiedere tramite firma di rigiocare la partita. Avete perso. Avete messo sul campo, vi hanno fatto un tarallo così, siete usciti, zitti, muti, a casa, ma che cazzo vuol dire raccogliere le firme? Cioè, qua stiamo sfiorando il ridicolo ed è un'altra brutta, brutta figura per voi. Cioè, siamo all'assurdo, ragazzi, siamo all'assurdo. Colgo l'occasione, visto che stiamo parlando delle nazionali, di fare i complimenti anche agli azzurri perché il video di stamattina è stato un video molto particolare, non ho parlato dell'Italia e colgo l'occasione per fare i grandi, grandi complimenti, i miei grandi complimenti ai ragazzi, ragazzi, grande, grande partita, grande cuore, grande grinta, grandi emozioni, quindi si vola ragazzi contro la Spagna, sono sicuro, gli facciamo un tarallo così. Fatemi sapere cosa ne pensate di quest'altra figura di merda dei francesi, ragazzi, sotto in descrizione perché stiamo sfiorando veramente la follia.